Capitolo 11. La scoperta. La nostra improbabile comitiva di microesseri ripercorse a ritroso la strada verso la città di Murumuru. Soglu più folli, di tanto in tanto, si fermava per effettuare i suoi rutinari allenamenti. 30 flessioni, 20 serie di training alla panca e innumerevoli e faticosissimi esercizi con bilancieri e manubri per potenziare i suoi già ipertrofici muscoli. Virù appariva pensieroso e l'eterea Bellabè aveva già fatto 3 lunghe pennichelle. Il piccolo Virus aveva perciò dovuto sfoggiare per ben 3 volte le sue non eccelse doti canore in quell'antica canzoncina che ne sollecitava il risveglio. Arrivati alla città di Murumuru, scoprirono che la situazione era addirittura peggiorata. Le strade e le abitazioni portavano i segni di quello che doveva essere stato un terrificante teatro di battaglia. Cannule e tubi si erano moltiplicati, distruggendo i lussuosi palazzi eretti dagli agenti patogeni. Costretti a scappare dalla metropoli, i virus avevano edificato alloggi di fortuna. La periferia della città si era quindi sviluppata oltremodo ed immense baraccopoli di virulenti bacilli si estendevano ora nei già affaticati polmoni del professor Mariposa. Non vi dico il degrado, la virus criminalità diffusa e i gravi problemi di igiene pubblica dei sobborghi. Tutto appariva in un avvilente stato di abbandono. L'immunoglobulina Bellabè, a quella vista orripilante, fu colta da un'emozione così intensa che cadde in un ennesimo sonno profondo. Stavolta toccò a Soglu più folli sfoggiare le sue deplorevoli doti liriche e il povero Virù, a quelle sonore stonature, avrebbe voluto tapparsi le orecchie se solo le avesse avute. Ma tosta che, nonostante le reiterate stecche, il bianco anticorpo riaprì gli occhi volgendo un biasimevole sguardo verso il suo forzuto discendente. E non poté fare a meno di dire: figliolo mio, dovresti allenare anche la voce, non solo i muscoli. Figuratevi, Soglu più folli alla parola allenare tirò immediatamente fuori i suoi numerosissimi attrezzi ginnici e riprese gli usuali e cadenzati addestramenti di Total Body. Hopla, hopla, hopla! Urlava il forzuto microorganismo, autoincitandosi e sottolineando con la voce i suoi esemplari gesti ritmici degni di un vero campione olimpico. Fu proprio in quell'istante che Soglu più folli ebbe appena il tempo di scorgere un enorme ago e si ritrovò aspirato all'interno di una smisurata siringa. Un virologo di fama internazionale stava studiando il cosiddetto paziente zero, cioè il professor Mariposa, nel tentativo di elaborare una strategia per creare un vaccino. Nell'effettuare un'innumerevole serie di analisi al povero Chisco, aveva individuato un insolito componente che riteneva potesse essere la chiave di volta per la realizzazione di un antidoto. Fu così che Soglu più folli si ritrovò espulso attraverso l'ago e inserito in una provetta a nuotare all'interno di uno strano liquido. Si trattava di un reagente di colore verde. Al contatto con quella sostanza, il nostro linfovirus si sentì strano. I suoi muscoli si svilupparono a dismisura e il suo colore virò dal grigio fino all'ultravioletto. Sentì aumentare la sua forza, gli crebbero fluenti i capelli rosa e sul petto gli comparve addirittura una gigantesca S di Super Linfovirus. Subito dopo la trasformazione, Soglu più folli venne introdotto all'interno di una mastodontica centrifuga e sballottato a velocità supersonica contro tutte le pareti della provetta. Quando si riprese da quello scombussolamento, i suoi lunghi capelli avevano assunto una bislacca piega che ricordava vagamente quella della nota domatrice di leoni Moria Feiro. Dopo aver ruotato alla velocità di circa 5.000 giri al minuto, il liquido verde della provetta si separò dal linfovirus. Si ritrovò così spiaccicato all'interno di 2 piastrine trasparenti che lo bloccavano come un würstel in un sandwich. Un gigantesco occhio lo stava ora esaminando, facendo un accurato screening ad ogni sua parte del corpo. «L'ho trovato, finalmente l'ho trovato!» esultò il noto virologo, che subito dopo corse dai suoi colleghi con in mano il prezioso vetrino. In seguito
a numerosi ed estenuanti trattamenti, Soglo più Fogli venne sintetizzato e inserito in un preparato vaccinale per essere testato su diversi animali.